Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Elden Ring e stiamo completando l'esplorazione del picco dei giganti. Abbiamo appena battuto il signor Okina che ci ha invaso coi suoi fiumi di sangue e ora dobbiamo appunto finire queste piccole aree che ci sono rimaste per poi poter avanzare verso lo zupierone dove Melina vuole essere portata. Chiesa del riposo. Riposiamoci dunque. Oh! Pietra alla forgiatura del draco antico. No! Uccellaccio maledetto del malaugurio! No, no, no! Doppio uccellaccio! Fuggi, fuggi! Fuggi, fuggi, fuggi! Sta roba dove mi doveva sparare allora, scusami? Sulla testa? Ah, c'è un oggetto! Ok. Cenere di guerra ruggito del trollo. Ah, è vero che le ceneri però non hanno descrizioni speciali. Aspetta, aspetta! Madò. Va bene, lo accetto, si è suicidato pur di colpirmi. A me va bene. Cos'è? Un'aurea. E che manona grossa! Perché ogni tanto devono arrivare queste super mega manone della morte? Vabbè, scusami, ma è un tir questa mano. Cioè, è grossa 28 volte. Guarda che roba. Va che come dovrei gestirla io sta roba? Salve. Ok. A me va bene, guarda. Mi interessa, io non esco da qua. Fai, fai. Ah. Maledetta tu! Morici! Non mi dà niente, mannaggia a lei! Dai, non può non esserci niente, tutto sto percorso incastrato nel... Ma guarda che trappola! Ma da dove sono sbucate tutte queste manine? Oh, piano, piano, piano! Mamma mia! Ma che cos'è qui? Oh! No, volevo bere. Ma che trappolone va? Questi io già li sento. Loro stanno ridendo perché pensano, sei curioso, eh? Vuoi sapere se c'è il segretino qua dietro? Non c'è, ma c'è una trappola di quelle. Ah no, un oggetto c'è, ok. Ma no, ma siete dei lurdi maledetti putridi, io ve lo dico. Sali qua sopra per l'amor di Dio. È incredibile come io stia morendo per colpa di queste manine delle palline. Porca miseria loro, per non dire altro. Ora, quella manona tremenda. Eccola. Eccola lì. Allora, ti piacciono gli agguati in manona terribile? No, dai. No dai, il mio drop. No dai, ma mannaggia te, mannona terribile. Ti odio. Dai,
Dai. Ok. Lacrima bulla spirola. Spirolo cremisi. L'infuso ottenuto converte i danni subiti in punti vita recuperati. Tuttavia, i danni fisici non possono essere convertiti. E allora quali danni mi converte in punti vita? Scusami, se i danni fisici non li converte, fammi capire. Solo quelli magici, tipo? Ma che senso ha? Tipo, no? Ok. Non colpirmi col fuoco, tirami un pugno. Allora, sì, praticamente cura i danni elementali, perché il fatto che io avessi addosso del regen e l'altra lacrima, mi sono dimenticata di toglierla, ma quella che abbiamo appena trovato praticamente ci cura, il danno magico elementale ci cura invece che farci danno. Temo sia situazionale alla follia, però magari può tornare utile in qualche situazione estrema. Oddio, contro Raikar. Cioè, tu ti bevi questa e lo carichi a testa bassa, fatta. Però chi è che deve battere Raikar una volta arrivato qua, scusatemi? Chi è che se lo tiene fino alla fine? O non lo fai, o se lo fai prima, è inutile. Ok, ragazzi, credo di aver fatto tutto. Passerò da qua per entrare, perché è la parte più in fondo. Ci sono due ponti, diciamo così. Io partirei da qua e farei la parte più esterna, esplorerei tutto, mi fermerò qui prima di andare, sperando che non partano a cazzo, prima di andare in là vorrei fare un giro di chiacchiere con i vari NPC in giro per il mondo. Guardalo là, guardalo. Ma che cos'è? Ha un naso, è uno di quei giganti, tutti questi giganti congelati. Perché io li sto chiamando un po' tutti i giganti, lo so, è sbagliato, perché quelli che combattiamo, quelli vivi, sono troll. Quelli col buco nello stomaco sono troll. Mentre questi qui congelati col naso e la bocca sulla pancia dovrebbero essere i giganti, no? Quindi lui probabilmente è l'ultimo dei giganti. Tra l'altro, particolare è che i troll abbiano proprio un buco dove questi hanno la faccia. Magari gli è stata rimossa la faccia. Perché noi sappiamo che i troll hanno tradito i giganti alleandosi con l'albero madre. Probabilmente per diminuire l'influenza del loro dio potrebbe essere che si siano dovuti scavare via la faccia che hanno sul petto. Oddio, che schifo, però potrebbe. Ma tutta quest'area piena di niente, cos'è? È solamente l'arena, quindi? Questa qui? Ok. Proviamo a farlo con le katane? Ci riusciremo? Ma chi lo sa. Proveremo a partire con della marcescenza e se riesco lo batto con la nostra bellissima Loretta, perché è un bel po' che non lo facciamo. Gigante di fuoco, infatti. Wow! Scusa, Torrent. Ammetto che non mi aspettavo... Sbagliato, volevo curare il cavallo. Ma la OE si può evitare? Devo provare a vedere se piglia la marcescenza, perché vedo che ha una fracassa di nuova. No. Gliene frega assolutamente una mazza lui della marcescenza. Va bene. Vado. Perfetto, ci ho sperato un sacco che si potesse fare, ammetto. Signore, puoi evitare di allontanarsi così, però? Perché c'è, porca miseria, anche che palle. Ok. C'è un riposo da fare da qualche parte. Ma va, figurati. Mezz'ora che gli corro dietro senza fare niente di produttivo, che palle! Cos'è sta cosa? Cos'è? Aia! Morti? Morti. No, ragazzi, fa schifo sta cosa, vedete?
terribile. Il primo try, sono morta al primo try e già non vorrei dover rientrare in questa nebbia. Vorrei evitarla alla follia. Mio Dio, cioè io arrivo dalla fierezza roteosa di Malenia, dalla bellezza di quella boss fight, a sta porcata. Però proviamo, invece che mettere questa, voglio dire, invece che curarci nel tempo, curiamoci con questa. Quando prendiamo il danno da fuoco, vediamo un po'. In fin dei conti, se l'hanno messa qui, io penso che stiano cercando di suggerirmi: usala, no? Che dite? Ok, vai. Vediamo un po'. Beh, non prendiamo danno, cioè, il buono questo. Credevo davvero. Ma non la cata. Niente, questa cosa ancora non ce l'ho il tempismo. Ok. Che fa? Cascherà mai sto coso? Ma guarda, non me ne frega. Teoricamente dovrei. È già finito. Serve una mazza, però. Inizio a comprendere parole che ho sentito in una recensione di quei due sul server. C'era Sinergo che parlava dello zappare un'alluce. Credo che sia questo l'alluce che diceva Sinergo, vero? Fase 3. Teoricamente. La fase 2 è a mano nella panza. Ah, gli ho rotto un piede. Oh, questa è la scena della intro. La contestualizzo finalmente. Mi sono sempre chiesta chi diavolo fosse quel tizio. A un certo punto ho persino pensato fosse Radagon. Pensate un po'. Oh, non strappartelo, ti prego, non lo fa. Ah, che schifo. Oh, Dio mio. Ma perché poi? Cosa ci vuoi fare con questo piede? Lo vuoi usare da randello? Troppo corto? Gli dai fuoco? È un sacrificio? Per il tuo dio? Sì. Salve, dio della fiamma. Wow! Oh, che schifo! Allora, Wow! Proviamo a cavallo, ragazzi, non lo so, cioè sto correndo come un idiota da 7 ore e mezza senza risultati, potenzialmente. Ma è fastidiosissima sta cosa. Niente. Per qualche motivo ho rollato sotto l'attacco e non lontano da esso. Non chiedetemi per quale motivo, credo il mio cervello si sia voluto suicidare in questo momento. Mi ha letteralmente urlato basta, portami via da sto schifo, non ce la faccio più a vederlo. Stai fermo con sto scudo, sta padella, sai dove te la devi mettere? Aiuto? Non vedo? Non lo so io, boh. Che cacchio? Cosa succede qui? Ma perché sta padella non la usi da slittino? Vai su picco, ti lanci giù, vai fino a valle, ti levi dai maroni, porca miseria. Creatura immonda, cosa? Devo commentare, ragazzi? Devo commentare? Devo farlo? No, non credo. Santa pazienza. Questa boss fight è terribile! Ma dove vai? Ma stai qui, ma non continuare a correre a destra, a rotolare come una capretta a destra manca, porca miseria, cosa fa? Non lo sto prendendo perché? Dai, per l'amor di Dio dei cieli, cosa fa? Esplode. Vabbè, ma se... Cioè,
Cioè, io pensavo che almeno quando facesse questa pioggia di meteore, se ero sotto di lui, le meteore se le prendesse sulla faccia a lui, non passano attraverso di lui e ti colpiscono. È incredibile questa cosa. È incredibile. No, Eleonora, torna a casa. Cuccia, ho deciso, ho detto che le faccio con le katane, anche se è un debuff incredibile, fa niente. Io sono famosa per debuffarmi da sola, va bene così, va benissimo così. Complicarmi la vita, tutto attaccato al mio secondo nome. No, non ho rubato in tempo, l'ho visto, lo stava facendo, mi sono fatta fregare. Non so se esplode, cosa fa, sputa. Morti? Io vorrei solo rendere noto che ho equipaggiato il talismano della difesa del drago del fuoco, come diavolo si chiama, più 2 che ci aumenta le difese dell'elemento. Siamo arrivati ad un totale di 27%, mi pare, e abbiamo 50 vitalità. Ci ha stannato sul posto e sciolto in 3 secondi. Io vorrei solo far notare questa cosa. Sto veramente combattendo contro tutto il mio essere per non piazzare una latenna su qualche picco e guardarla mentre freccia per il resto della sua vita contro sta creatura maledetta, che un po' se lo meriterebbe. Non lo sto facendo solo perché ho la filosofia di batterli tutti almeno una volta da sola e quindi cerco di resistere dall'impulso di evocare latenna. Dove va? Cosa fa? Perché? Cosa sta facendo? Con chi sta combattendo? Non lo so. Alle visioni. Vieni qui. Dai, fammi combattere. Dai, dai, finché c'è Greyhawk. Vai, vai. Mena, mena. Ma quasi quasi sai cosa. Prenderò una grossa padellata, ma non mi interessa. Resettiamo il debuff e ovviamente lui se ne va via, perché mica sta qui a farsi colpire mentre l'ho debuffato. Deve scappare via, così mi finisce il tempo, santa pazienza. Ora mi fai la palletta, quindi dovrò stare a tenere niente. Il debuff buttato nel cestino. Grazie, grazie. Ti odio. Fammi passare, fammi passare, fammi passare. Leva sta padella. Dove va? Cosa fa? Perché? Mannaggia lui. Sì, fai, fai. Ma quasi quasi non me ne frega manco più niente di schivare. Quasi quasi meno e basta, ragazzi. Sono un po' rotta io. Ehi, ehi, ma questo è rimasto! Ma mannaggia! Vai, 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 vai! Debuffa, debuffa! Fa niente! Debuffa! Ma mena! Se c'è il debuff, mena! Ma porca miseria, si sposta lui! Rosso. Che fa? Che cacchio, mi sono girato a certi razzi cosmici nella mia direzione, mannaggia. Dai. Vale, cioè tu passi la tua vita a corrergli dietro potenzialmente, basta. Ehi, ehi! Io può fare l'arma! Non passare! Che fa, che fa? Boh! Non so che ha fatto, potrebbe aver fatto la sferetta! Via, via! Sei in un posto veramente terribile, io te lo dico, eh! Sempre andare ad incastrare in sti punti.
del cacchio. Guarda te, se io devo passare la mia vita ad inseguirlo in questo modo così stupido. No, contro il palletto, ok. Un colpetto te lo prendi. Il colpetto non se l'è preso. Che fa? Ok, mica tanto, ma ok. Corri, corri. Tanto guarda, ormai i giochi in qua. Va bene. No, mannaggia, l'ho visto troppo tardi. Non ti fermare, non ti fermare. Vai, vai. Zappalo, zappalo. No, cacchio, stavo guardando gli incantesimi. Ok, non morirci ora, messo. No. Non morirci ora. Vai. Niente. Ce la farò, ragazzi, me ne frega assolutamente una mazza. Ya famo, Attenzione alle meteore. Dai. Dai. Vienici giù. Sì. Non si sa mai. Rimembranza del gigante di fuoco. Strana e diversa dalle altre. Comunque non so se ho urlato per tutto lo scontro, ma ho la testa che mi sta esplodendo. Cioè, mi sembrava di essere tornata ad Aizalith in Dark Souls 1. Un fracasso, un frastuono incredibile. Perché fanno questo ancora, mi alieno. Il video di oggi termina qui e potenzialmente abbiamo eliminato l'ultimo dei giganti di fuoco, credo, rimasto in vita, ed è un'esperienza che vorrei non dover rifare mai più. La cosa brutta è che se ti vuoi rigiocare Elden Ring devi per forza passare per questa boss fight, perché l'albero di trama lo devi bruciare e di conseguenza qui ci devi passare per forza. Io non so chi è che abbia ideato questo scontro, ma con tutto il rispetto non ho idea di come abbia potuto pensare sì, ok, è divertente, mettiamola così, perché non c'è niente di divertente in questa boss fight. Tralasciando il fracasso generale che hanno inserito nella parte finale della boss fight, dove senti solo del rumore altissimo causato dalle fiamme che ti rincoglionisce e basta, ma a parte quello, il concept generico del nemico così alto non funziona qui, perché tu hai attacchi che ti arrivano da fuori schermo, non sai bene se li stai schivando o meno perché non li vedi arrivare, le meteore gli passano attraverso e ti colpiscono a te che sei sotto di lui, lui si clippa nelle cose, sale sugli oggetti mezzi rotti, ci sono pezzi di montagna, sei in discesa, cioè è tutto un sistema che non funziona purtroppo, non rende la boss fight divertente, anzi la rende estremamente noiosa per come la vedo io. Comunque anche sto obbrobrio di morte è venuto giù, fatemi sapere voi cosa ne pensate a riguardo con un commento, lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Io vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti,